Benvenuta Ranieri Guerra, che è direttore vicario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Allora, è la persona che più di tutto ci può dire se l'impressione che è molto diffusa nel paese, quella che il virus sia più debole o che il rischio sia scemato, è un'impressione che ci mette a rischio. E di che cosa ci mette a rischio? Ci mette a rischio nel momento in cui abbassiamo la guardia. La lezione che abbiamo appreso è stata pesantissima, quindi dimenticarsela con facilità e tornare a certo tipo di comportamento. Il ministro ha detto molto giusto, quello che è cambiato è il contesto, non è cambiata la forza o la pericolosità del virus. Il contesto è diverso, lo vediamo, c'è una maggior competenza nel trattamento terapeutico per quello che abbiamo a disposizione. C'è una maggior capacità di intercettare casistica in maniera molto molto precoce, in modo tale di non intasare gli ospedali con l'onda d'urto di gravissime patologie, di un'espressione clinica estremamente grave come l'abbiamo vista all'inizio. Quindi lei dice, è vero che arrivano meno casi in ospedale, ma perché li fermiamo prima e li fermiamo a casa? Li fermiamo molto prima e abbiamo fermato l'epidemia, perché quel numerino magico del sotto l'unità sta a significare che la trasmissibilità del virus non si automantiene e non si espande, va a contrarsi progressivamente. E questo è il prodotto del lockdown, questo è il prodotto della chiusura che ha prodotto un crollo nella capacità del virus di replicarsi e di trasmettersi alle persone. Questo è quello che facciamo noi. Chi studia il virus, chi studia lui, inizia a farsi delle idee. Ad esempio, c'è uno studio inglese che sostiene che il virus sta cambiando per adattarsi all'uomo, cioè al virus conviene stare dentro di noi, conviene che non muoriamo. Per questo ci sono dei suoi piccoli cambiamenti che lo rendono meno letale. Nella genotipizzazione che è stata compiuta e che continua ad essere in corso, ci sono ormai 75.000 genotipi caricati su una piattaforma internazionale, quindi si tratta di dati aperti su cui è possibile fare qualsiasi tipo di inferenza. Ci sono delle modifiche nel genoma virale, ma sono modifiche che in questo momento non hanno niente a che fare con la trasmissibilità, con la letalità e con la capacità di infettare. Ci si augura che avvenga come è stato per altri virus, ma ce ne sono molti altri che non si sono adattati. Ebola, tanto per citarne uno, per cui abbiamo in corso l'undicesima epidemia nella parte occidentale della Repubblica Democratica del Congo. Noi abbiamo cambiato comportamenti, il virus non ha cambiato identità, è cambiato il contesto però, fa più caldo. E ci sono delle giornate che si passano più all'aperto, meno nei posti chiusi. L'arrivo della stagione calda lo sta indebolendo per quanto in maniera condizionata, per quanto in maniera indiretta. Guardi, secondo me non sta indebolendo il virus, sta semplicemente aprendo altri scenari, altri contesti in cui il virus si trasmette comunque meno. Gioca fuori Questo, casa. ma sì, perché questo è quello che accade ai virus respiratori influenzali, di cui questo è uno strettissimo parente. Il problema sarà la ripresa della stagione autunnale, della stagione invernale, con una possibilità ulteriore del virus di darci qualche sorpresa. Là ci sarà il vaccino? Là ci sarà il vaccino contro l'influenza stagionale che dobbiamo assolutamente fare perché, come abbiamo già detto, leva dei rumori di fondo e ci permette di concentrarci effettivamente su questo virus. Che ci sia un vaccino per settembre-ottobre la vedo molto difficile. Che ci siano ottimi candidati in corso di studio e di validazione, questo è vero, ne abbiamo almeno 4 o 5 che sono estremamente promettenti, però prima del primo semestre del 2021 temo che non sarà disponibile. Si parla molto dei super diffusori, cioè guardate che quando si diffonde non tanto perché uno ce l'ha, ma perché ce ne sono alcuni che sono per propria formazione, per come sono fatti, più portati a contagiare gli altri. È uno studio molto approfondito che stiamo cercando di fare in diversi contesti, sia per quanto riguarda i super diffusori che per quanto riguarda coloro che diffondono di meno. C'è uno studio in corso, per esempio, su una coorte di bambini per riuscire a capire quale sia effettivamente la loro contagiosità, la loro capacità di trasmettere. Ci sono motivi di natura anatomica, motivi di natura fisiologica che sembra siano implicati. Cionondimeno c'è una relazione abbastanza chiara tra la gravità della sintomatologia clinica e la capacità di diffondere, quindi l'emissione, il volume di virus che viene emesso dal paziente. L'Organizzazione Mondiale della Sanità tiene d'occhio l'intero pianeta. Perché un italiano dovrebbe
fare il test. Se lo scoprono positivo, dopo viene tracciato, magari viene chiuso in casa, magari non può più uscire lui e i suoi familiari. Il test non deve essere obbligatorio. È bello chiedere, venite, così scopriamo tutto, ma la gente poi non ci va. Quello che si propone è un test sierologico, non è un test diagnostico per una patologia in atto. Il test sierologico ci dice qual è stata l'esposizione al virus e qual è la situazione immunitaria delle nostre comunità. E però se uno è positivo dopo sta sotto controllo? Non necessariamente, perché dipende molto dalla tempistica. Il profilo anticorpale ha una sua tempistica successiva al contagio. Bisogna vedere che non ci siano quei 2 o 3 giorni di sovrapposizione tra la permanenza di RNA virale nell'organismo e il viraggio anticorpale. La permanenza del RNA virale non significa necessariamente che ci sia il virus intero e ancora capace di trasmettere. Quello si scopre col tampone, sì, che viene fatto ove risulti positivo. Mascherine sì e guanti no? In questo momento mascherine altamente raccomandabili in diversi contesti, guanti non necessari perché non hanno nessun vantaggio rispetto al lavaggio frequente delle mani. Cioè o ti togli il guanto o ti lavi le mani è la stessa cosa. Anzi, stai tentato di lasciarti i guanti. Esattamente questo, il guanto può diventare una fonte di trasmissione. Professore, la ringrazio tantissimo. Questa è una crisi che...